Grazie Presidente, ringrazio ovviamente tutti i sindacati, ma anche i lavoratori che ci stanno seguendo. Ecco, comprendo lo smarrimento che state tutti vivendo, noi siamo con voi e condividiamo anche uno smarrimento perché, riassumo, abbiamo avuto in audizione l'amministratore delegato di Stellantis e facendo una sintesi, abbiamo, almeno io personalmente, ho avvertito quasi di essere di fronte per toni e contenuti a un commissario liquidatore. Cioè quello che veramente crea allarme in un contesto completamente, e non ce lo nascondiamo, difficile, molto critico, è che non abbiamo qui avuta nessuna dispiegata, nessuna reale strategia imprenditoriale. Nessun piano industriale concreto, nessun rispetto degli impegni presi e quindi nessuna prospettiva futura. E di qui che nasce anche la richiesta di audire il presidente Elkann, che dice: parlerò con Chigi. Il presidente Elkann credo che possa dire qui al paese, a noi rappresentanti del popolo, a tutte le forze politiche, sociali, economiche, è lui che ha negoziato l'accordo FCA-PSA, che fu portato da me a Palazzo Chigi come cosa ormai fatta, ma per rilanciare il comparto, quindi con una visione fortemente ottimistica, per rafforzare l'intero gruppo. Ecco, lui che lo Stato italiano, ero io al governo Conte 2, ha negoziato nel momento di massima difficoltà per le imprese, dove addirittura scarseggiava la liquidità, un prestito con garanzia dello Stato al 90%, ma un prestito con clausole ben precise. Quindi in un contesto non tantissimo tempo fa impegnava il gruppo a investimenti, a rispettare livelli occupazionali, investimenti, nuovi investimenti. È lui che ha dato garanzie poi specifiche, ma non voglio entrare adesso nel dettaglio più specifico, Magneti Marelli e altre realtà industriali. Obiettivamente potrebbe dirci tanto, ma qui non si tratta di mettere sul banco e avere sul banco, come dire, degli imputati ed esponi al pubblico disonore. Si tratta di trovare realmente tutti insieme la possibilità di uscire fuori, perché mi sembra chiaro che qualcosa non ritorna, perché nel frattempo noi assistiamo a dividendi dei soci sempre più lucrosi, assistiamo a liquidazione di premi degli amministratori sempre più consistenti, però la realtà è che qui ci viene prospettato un declino ormai irreversibile del settore automotive e quindi un disastro sociale. Quindi io sono d'accordo con lo spirito, uno spirito costruttivo, mettiamoci tutti insieme, perché intanto a Chigi giocano a nascondino con l'automotive, perché abbiamo scoperto però questo gioco cosa sta producendo, un taglio di 4,6 miliardi, legge di bilancio attuale, fondo automotive, tutti destinati al comparto difesa. I 5 contratti di sviluppo che sono stati presentati a Stellantis giacciono lì, non ancora evasi, senza risposta al Ministero di Urso. I contratti di espansione, l'avete detto anche voi, non hanno nessuna risposta. Intanto abbiamo 19 mesi di crollo della produzione industriale di seguito su base annua. Abbiamo ormai distrutto, il governo ha distrutto Transizione 4.0 a colpi di burocrazia. E tutto questo dopo che il presidente Meloni, non molto tempo fa, aveva detto: noi puntiamo forte sulla produzione di 1 milione di auto all'anno. Il ministro Urso ha detto testualmente: la nostra priorità è il sostegno alla filiera nazionale e all'occupazione. Quindi voglio dire, c'è una discrasia tra quella che è la realtà che stiamo vivendo, i lavoratori, voi sindacati conoscete meglio di noi, e tutte queste proclamazioni. Urso ieri ha chiesto in Europa, ancora ieri, ha chiesto il differimento dell'entrata in vigore del 2035 per quanto riguarda la produzione e la direttiva Autogreen. Ma il problema è un altro, a parte il fallimento della richiesta, il problema è un altro, che Tavares non ha chiesto questo, cioè è lo stesso amministratore che non ha questa strategia, non ci ha richiesto questo, che potrebbe essere anche concretamente se bisogna acquistare qualche anno di tempo per costruire una strategia di direzione, tutto questo potrebbe avere un senso, ma non ci viene chiesto questo, perché evidentemente c'è la consapevolezza che la strada ormai è irreversibile. Qui è come una strategia d'urto, un piano straordinario che sia di sostegno ma anche di rilancio della filiera, perché come ho sentito anche dai colleghi Calenda, Schlein,
Noi qui veramente ci giochiamo il paese e l'Europa sul futuro industriale e quindi occupazionale. E allora noi potremmo mettere insieme, sono stati già declinati alcuni piani di intervento, ma una strategia complessiva, un sostegno ai costi energetici, che in Italia oggi sono maggiori che nel resto anche dei paesi europei, accordi di programma, di innovazione, ma senza limitazioni territoriali. Possiamo prevedere e costruire anche un accesso semplificato a transizione 5.0 con impegni precisi da rispettare. Appunto, si è detto anche di Brescioli, di modelli dalla Serbia, dalla Polonia, dal Marocco. Dobbiamo rinforzare sicuramente il piano degli ammortizzatori sociali, perché c'è stato un ricorso enorme e assolutamente che non ci si aspettava, immagino, alla cassa integrazione. E dobbiamo fare una strategia europea, cioè dobbiamo condividere qui e portarla in Europa, perché se non costruiamo un next generation specifico che accompagni tutta la transizione ecologica ed energetica, non possiamo dire è una transizione ideologica. Non possiamo contestare quello che ormai è una linea di sviluppo industriale che ormai stiamo subendo passivamente. Dobbiamo reagire e credo che la competitività, dobbiamo prenderne atto, ormai è terribile anche quello che sta succedendo nella Volkswagen, gli effetti sulla filiera dell'indotto, e concludo. Quindi vi chiedo semplicemente se siete stati coinvolti su Termini e sul fallimento della Gigafactory, degli investimenti, sugli ammortizzatori sociali e di costo enorme, se avete aggiornamenti sulla cassa integrazione, all'ultimo come si sta sviluppando, e la situazione degli stabilimenti più grossi, tenendo conto anche dell'indotto che Borsci Bari ormai è destinato a 1.700 lavoratori a chiudere. Grazie.